Se iniziamo già alle 8:30 a parlare di vestiti e di shopping, non so a fine giornata che fine faremo. Buongiorno, sono le 9:10, sono in pigiama ed è da più di mezz'ora che sto parlando con Elena di vestiti e di shopping che vorremmo fare. Malissimo. Dopo mi dovrebbe chiamare, quindi vi faccio fare un salutino veloce. Dov'è il mio topolo? Ciao topolo! Ma buongiorno! Ah, buongiorno Topinski! Buongiorno Topinski mia! Amore, quanto sei bello! Sei bellissimo! Sei bellissimo! Ma sei bellissimo tu! Ma sei bellissimo! Buongiorno, sto facendo un vlog, saluta! Quando torni a far video? Mai, mai più, basta. Basta, se ne vado da YouTube. Basta. Mi sto facendo lo smalto gel. Adesso lì non c'è ancora niente, l'altra invece l'ho già fatta mentre sto guardando Oh Sì. Ragazzi, è la prima volta che guardo Oh Sì nella mia vita. E la cosa è strana perché tutti l'hanno guardato, tranne me. Questa è l'altra. Le unghie corte, però faccio lo smalto gel per farle allungare perché senza smalto gel si rompono e non si allungano. Siamo arrivati all'ingotto dove c'è il Festival dell'Oriente. Stiamo cercando posto ed è pienissimo, c'è tantissima gente, non me l'aspettavo assolutamente. Credevo non ci fosse nessuno, in realtà è stato pubblicizzato tantissimo, infatti in tutta Torino ci sono manifesti e cartelloni che pubblicizzano questo evento, e quindi evidentemente c'è proprio tanta gente. E il parcheggio qua, che è sempre vuoto, è pienissimo. Trovato, ma tipo a 3 km. Mamma mia, è distante. Secondo me che abbia tutta questa voglia, Dove ce la mettiamo? Vediamo se esce qualcuno. No, ma questo è un evento forse importante. È la prima volta, mi sembra, che ci sia Torino. Guarda qui che c'è. Ah, no, Ma c'è una no, smart. una smart, ma tanto manco, non ci starei. Ma ho trovato un Hai trovato posticino. un Oh posto? sì. Sbrigati, Tocca, sbrigati. sbrigati. Dove? L'ho visto, No, non c'è stata, sei pazzo. Là, E fai il giro, porcheria. sbrigati! Faccio Dai, il giro vado a di qui. Ma prenderlo. no, aspetta, Tanto quello va di là. Guarda, che sennò ce lo prendono. Era di qua, giusto? Cavolo, c'è quella No, macchina. quella macchina non penso che entri lì perché era appena qui. Ferma, qui. No, non è qua. È qua. Dai, meno male, Meno male, davanti. veramente. Meno male che non l'abbiamo messa di là. Thank you.
bellissimo perché in qualsiasi parte tu giri, stavo cercando mia mamma, da qualsiasi parte tu ti giri senti spezie diverse, odori diversi, di cucine diverse, è troppo bello. Quello era un massaggio in amaca, non l'avevo mai visto prima d'ora, cioè gente mezza nuda che si sta facendo un massaggio molto bene. Si mangia, la ragazza la sta mangiando con lo zucchero, è qualcosa di dolce. Sì, in effetti bisognava mettere lo zucchero dopo, cioè lo zucchero tipo nelle bustine, non capisco perché non abbiano potuto mettere lo zucchero dentro. La gente mi guarda male perché effettivamente c'è tantissima gente qui intorno, però io me ne frego, continuo a fare il mio vlog. E sono i loro vestiti? Sì, sono i moni, poi loro li hanno la luna. Sono i loro, sono quanta IMP. Scusi, stavo investendo una con la videocamera. Comunque stiamo cercando di andare all'indiano, vediamo se non c'è troppa coda, però non è qui, era dall'altra parte. Ah, è lì, ok, non ci siamo. Sì, grazie. Pane? Poi? Questo? Questo è il pollo? Sì. Grazie. Sì. Allora, siamo al ristorante indiano e ho preso del riso, del pollo al curry, del pane indiano e questo non ho ben capito cosa sia, credo del pollo fritto, pollo in qualche modo. Ho appena finito, tutto buonissimo, però non riuscirò a parlare per 3 ore perché non ho più sensibilità alla lingua, è tutto piccantissimo, veramente. La macchina fotografica mi è morta, quindi si va di telefono. Mille spezie, zafferano, curry, tutto buonissimo, però veramente pesante, una cucina da tutti i giorni assolutamente impossibile. Invece questo, che il pane indiano, non sapeva assolutamente di niente, non so se è perché appunto i gusti prima erano troppo forti e quindi non ho più sensibilità e non riesco più a sentire il gusto di questo, oppure proprio non sapere niente. Ragazzi, sono tutti fatti di carta, pazzesco. Mi sarebbe proprio piaciuto farmi fare l'ennè sulla mano, se solo dopodomani non andassi al Cosmo, proprio perché è brutto andare al Cosmo proprio con la mano tutta tatuata, non mi piace, però mi sarebbe troppo piaciuto farmelo fare. Adesso è un gioco di gola molto particolare. È una magia di carta.
ragazzi, questa una volta era una zucca, una volta. Che bontà! È un waffle con cioccolato al latte, cocco, cioccolato fondente, cioè veramente da svenimento. Eccoci qua, siamo uscite, siamo abbastanza stanchine, oltretutto anche iniziato a piovere, adesso poco, prima un po' di più, ma le previsioni lo avevano detto, quindi nulla di strano, ce lo immaginavamo, era già troppo bello, facesse bello. Mia mamma è andata adesso un attimo in un negozio per animali, che dobbiamo comprare due cose per mio, e ho detto io sto in macchina che concludo il vlog. Niente, io spero che questo mio viaggio in Oriente vi sia piaciuto, quindi vi salutiamo, ciao, saluta! Oh, ciao!